Cosimo, un aneddoto particolare che insomma si è verificato nel corso della tua vita professionale, c'è? Aneddoti nella mia. Allora, tanti, tanti, Ma la mia scommetto. vita è un aneddoto. Sì, Me ne allora, racconti uno, ma proprio velocissimo. brevissimo. Allora, si recitava al Teatro Cilea. Io facevo un personaggio, un assicuratore, quindi con il vestito, però era una commedia leggera, quindi con battute comiche. Io ero un attore, era un personaggio che era geloso, quindi che faceva anche sorridere. Entro in scena, dico le mie battute, il pubblico attentissimo che pendeva dalle mie labbra sorrideva, rideva e io contentissimo di questa cosa. Guarda, qua ci ho fatto proprio una bella filigrana, sì, su tutti quanti in mani e passeggiavo, recitavo la mia parte su questo, sul palcoscenico, tutti quanti che mi seguivano. Cioè, io osservavo che loro pendivano dalle mie labbra pure quando le battute erano degli altri attori, continuavano a guardarmi e sorridevano. E io contentissimo di aver fatto colpo, continuavo a camminare, loro mi sorridevano pure sulle battute che non faceva, che si continuavano a ridere, se non che vedendo le prime persone importune mi dicevo che gli occhi non erano puntati sul mio viso, erano puntati sotto cintura, avevo la patta aperta, non solo la patta aperta ma avevo proprio i camici che uscivano fuori, un po' di camici che... Quando me ne sono accorto non sapevo più cosa dovevo fare, con una scusa sono uscito fuori, mi sono abbottonato e sono rientrato, non hanno riso più. Più che allora era meglio insomma lasciare la situazione com'era Ma tu non così. sai la vanagloria, la vanagloria di Immagino. mia rimanenza Va bene. Allora, grazie anche a Cosimo Alberti, attore, grazie di essere stato qui con noi e di averci te. regalato un po' del tuo sapere e Grazie delle legate alle nostre tradizioni. E allora, non mi resta che dire, noi quando ci vediamo domani con un altro appuntamento, con altri temi, ci sarò io, i miei ospiti e ci sarà la ricetta del giorno. Quindi mi raccomando, domani mattina alle 10 in punto a 7 gol da Campania. Ciao!